Ciao bimbi! Il 23 maggio in tutta Italia si celebra la giornata della legalità. Provo a spiegarvi che cos'è la legalità. Se ascoltate con attenzione non sarà difficile capire questo concetto molto bello e importante. È legalità ogni volta che accogliamo un amico. È legalità ogni volta che ascoltiamo gli altri senza voler avere per forza ragione. È legalità ogni volta che valorizziamo le differenze di ciascuno e di tutti. È legalità ogni volta che proviamo a metterci nei panni degli altri per capire e rispettare le loro emozioni. È legalità ogni volta che proviamo a conoscere noi stessi e le altre persone. È legalità ogni volta che proviamo a vedere negli altri dei possibili amici, mostrandoci ospitali, aperti e gentili. È legalità ogni volta che viviamo l'incontro con gli altri come preziosa occasione di scambio. È legalità ogni volta che proviamo a convivere tutti insieme nel pieno rispetto dei diritti, dei valori e della libertà di ciascuno. Rispettare la legalità, vivere nella legalità, significa dunque vivere felici, vivere nell'amore, vivere nel rispetto, vivere nell'amicizia, vivere nella solidarietà, vivere nell'aiuto reciproco, vivere nella gioia di stare bene insieme. Ora vi leggerò un racconto molto simpatico. Parla di un lupo che si sente il più forte di tutti. Di Mario Ramos, Baba Libri, si intitola Sono io il più forte. Un giorno un lupo, che aveva mangiato a crepapelle e quindi non aveva più fame, decide di fare una passeggiata nel bosco. È l'ideale per digerire bene, dice tra sé e sé. E quasi quasi ne approfitto per sapere cosa pensano di me gli abitanti del bosco. Incontra un grazioso coniglietto selvatico. Buongiorno, belle orecchie. Dimmi un po', chi è il più forte? Domanda il lupo. Il più forte sei tu, padron lupo. Sicuramente e senza alcun dubbio. È certissimo, risponde il coniglietto. Il lupo, tutto fiero, prosegue la sua passeggiata nel bosco. Come sto bene nella mia pelle, dice tra sé e sé, respirando il profumo delle querce e dei funghi. Incontra poi Cappuccetto Rosso. Ma lo sai che questo colore ti dona? Sei proprio un delizioso bocconcino da sgranocchiare. Dimmi, mocciosa, chi è il più forte? Le chiede il lupo. Sei tu, questo è certo, grande lupo. È impossibile sbagliarsi. Sei tu il più forte, risponde la bambina. Ah, proprio quello che pensavo. Sono io il più forte. Mi piace che me lo dicano e me lo ripetano. Adoro i complimenti. Non mi stancano mai, esulta il lupo. Incontra poi i tre porcellini. Cosa vedo? I tre porcellini lontani dalle loro case. È imprudente da parte vostra. Ditemi, cicciottelli, chi è il più forte? Chiede il lupo. Il più forte, il più coraggioso, il più bello, sei sicuramente tu, grande lupo cattivo, rispondono insieme i tre porcellini. È ovvio, sono io il più feroce, il più crudele, sono io il grande lupo cattivo. Hanno tutti una gran paura di me, sono io il re, esclama il lupo trionfante. Un po' più in là incontra i sette nani. Ehi, ridicoli ometti, sapete chi è il più forte? Chiede il lupo. Il più forte sei tu, signor lupo, rispondono i nani in coro. Ah, è chiaro, è deciso, è indiscutibile, tutti lo sanno, sono il terrore dei boschi, sono io il più cattivo tra tutti i cattivi, proclama il lupo. Incontra infine una specie di piccolo rospo. Ciao, orribile cosa! Suppongo che tu sappia chi è il più forte, dice il lupo.
Sì, certamente, è la mia mamma, risponde quella specie di rospo. Cosa? Povera bestia viscida, miserabile carciofo, testa dura, cerchi rogne? Non ho sentito bene, chi è il più forte, prego? Ma te l'ho già detto, la mia mamma è la più forte e anche la più buona, tranne con chi è cattivo con me, risponde il piccolo drago. E tu chi sei? Io sono il piccolo lupo buono, risponde il lupo indietreggiando prudentemente. Avete visto, bimbi? I prepotenti si fermano davanti a qualcuno più grande di loro. E sapete qual è la cosa più grande che possiamo utilizzare per combattere e battere i nostri prepotenti? È la legalità di cui vi parlavo prima. Sapete, bimbi, purtroppo non sempre la legalità viene rispettata e garantita. Però vi posso assicurare che ci sono state delle bravissime persone che si sono battute tanto per assicurare la legalità contro dei prepotenti che invece non ne tenevano conto. Ci sono tuttora tantissime persone che si impegnano con il loro lavoro, anche in questo periodo particolare. Bambini, mi riferisco ai medici, agli infermieri, alle forze dell'ordine e a tutti quei lavoratori che hanno svolto e svolgono il proprio lavoro con empatia e onestà. E mi riferisco anche a tutti quei lavoratori invece che sono stati costretti a chiudere e sospendere le proprie attività e sempre che onestà, con onestà e dignità, cercano di ricominciare affinché il nostro paese possa superare la crisi provocata dal coronavirus che ci ha privato della nostra libertà, la libertà di andare a scuola, di incontrare amici, di andare al cinema o semplicemente di mangiare una pizza in compagnia. Ci ha tolto la libertà di festeggiare i compleanni con i nostri amici e parenti. Ci ha proibito di continuare la nostra attività sportiva in palestra. Ci ha tolto la possibilità di partecipare a concerti e eventi. E cosa ancora più grave, ci ha tolto la possibilità di abbracciarci e baciarci con molte persone a cui vogliamo bene. Ma non lasceremo che il nostro nemico invisibile vinca. Noi combatteremo e piano piano torneremo alla normalità tanto desiderata. E per quanto dobbiamo continuare a mantenere una certa distanza fra tutti noi, anche con l'utilizzo delle mascherine, alla fine saremo noi a vincere. Torneremo ad abbracciarci, torneremo a essere uniti, torneremo a giocare e a vivere come abbiamo sempre fatto, anche nel nome di quella legalità tanto desiderata e tanto auspicata. E ricordiamoci che non c'è libertà senza legalità. E dove non v'è libertà, non può esservi legalità. Dove non v'è legalità, non può esservi giustizia. Dove non v'è giustizia, non può esservi democrazia. E il 23 maggio è la giornata della legalità, per non dimenticare. Don't move.